L'ingegner Terragni e il professore Maioni intendono intervenire successivamente. Solo l'architetto Conti, va bene, grazie architetto. Grazie a lei, faccio volentieri questo breve excursus del progetto. Dopo aver sentito le relazioni e premettendo che su alcuni argomenti, anzi però molti argomenti saranno in leggera contrattendenza. Non sono certamente in controtendenza con l'intervento della dottoressa Mai, che ha parlato delle premesse tecnologiche e scientifiche che hanno dato corso alla stesura di questo progetto e che costituiscono la base tecnica, idraulica e ingegneristica di tutto il progetto. Mi ha fatto piacere sentire la sua relazione e vedere che la sua relazione coincide perfettamente con la relazione preliminare che è stata fatta alla base del progetto di presentazione del professor Maione, e in tal senso non si può che condividere ed essere contenti che il lavoro che è stato fatto è riconosciuto come esatto e dà motivo a questo progetto che è stato discusso, che è stato anche tanto direi criticato sotto certi aspetti, e da parte dell'opinione pubblica non è ancora compreso anche nella sua funzione, mentre invece l'intervento della dottoressa Mai ha chiarito che quello che è stato, quelle che sono state le premesse per il progetto sono verificate, sono state assodate, ci ha detto i numeri coincidono, non dico al metro cubo, ma nella filosofia, nei principi, e questo è un fatto molto positivo. Il progetto è nato nel 94. Noi abbiamo lavorato come gruppo per 10 anni su questo progetto, quindi un progetto complesso, un progetto molto delicato, con l'implicazione di molti elementi che si intersecano fra loro, cui dare una soluzione non era facile. Fin dalle fasi iniziali, l'iter del progetto è stato sempre caratterizzato dalla costante preoccupazione dell'amministrazione di rimanere all'interno del budget. Ora, il budget iniziale era quello della legge Valtellina. Dico fin dall'inizio perché la prima proposta che Maione, Terragni e io abbiamo avanzato era una proposta in cui su tutto il fronte lago erano previste delle paratoie che si elevavano e che scomparivano quando non servivano. Unitamente alla definizione di problemi tecnici, come dicevo, molto importanti, e al fatto che dal 94 in poi la forbice dell'inflazione tagliava annualmente quelle che erano le capacità di finanziamento, perché praticamente aumentando i prezzi il budget rimaneva quello e quindi si aveva a disposizione delle cifre che si impoverivano man mano che andavamo avanti nella definizione del progetto. Quindi questo problema ha determinato una cronica difficoltà a rientrare nei parametri previsti e quindi ad adattare il progetto stesso ai fondi che erano disponibili. D'altra parte l'amministrazione comunale ha sempre supportato, condiviso e ha sempre cercato di acquisire questi finanziamenti e quindi di realizzare l'opera. In quest'ottica il progetto ha subito numerosi aggiornamenti alternati a lunghi periodi di inerzia. E questi aggiornamenti erano tesi a consentire di ottenere contributi regionali che poi sono arrivati anche tra con la legge per quanto riguarda le acque pioggia, però i fondi erano sempre limitati rispetto all'entità dei preventivi che venivano sfruttati. Trova così spiegazione lo stralcio di alcune opere e attrezzature che interessavano sia il progetto mandato in gara nel 2003, con esclusione di pompe di riserva, stralcio dei pontili della navigazione, sia nel frangente della indifferibilità, perché dopo che la gara del 2003 era stata deserta, si doveva riproporre un'altra gara e avevamo pochissimo tempo a disposizione per ottenere i finanziamenti
e di conseguenza abbiamo dovuto ridurre ulteriormente, fino alla perdita dei fondi, e ricorrere a un nuovo appalto con un'ulteriore eliminazione di voci complementari importanti, ma non essenziali per l'esecutività dell'opera, quali la formazione delle pendenze, delle vasche di dominazione, l'impianto di lavaggio e la scultura dei sommarini. La scultura dei sommarini era, a nostro avviso, l'elemento qualificante dell'intero progetto. Era una valenza in più che dava un senso e una compiutezza e uno scatto di qualità a tutto il progetto. Dal 2003 al 2004 abbiamo dovuto forzatamente, per questa riduzione di spesa, eliminare questa scultura. In sua vece noi abbiamo disegnato un elemento geometrico regolare, mutuato tra l'altro da uno schizzo di una scultura operata dallo di uno schizzo fatto dallo scultore Colombo per un primo progetto per il monumento alla Resistenza, che poi cui poi è stato preferito invece quello che è stato realizzato. Questo progetto prevedeva proprio un parallelepipedo che, partendo da zero, si alzava con una linea leggermente inclinata verso l'esterno ed era posizionato sulla diga foranea. Noi abbiamo mutuato questa scultura e l'abbiamo riportata sul sedime che prevedeva invece la scultura di Sommarini. Quindi abbiamo fatto un'operazione di progetto, non abbiamo suggerito, anche perché il tempo a disposizione era pochissimo, un rimedio. Abbiamo suggerito una cosa che aveva un senso, aveva una sua progettualità, aveva una sua decoro. Ecco, qui, se mi consentite, voglio dire che invece il muro che poi è stato eseguito, e lo dico perché l'opinione pubblica è sconcertata di fronte anche al clamore mediatico, tutte queste cose hanno subito, e anche tutte le cose che sono state dette e importanti. Il muro che è stato eseguito non ha nulla a che vedere con quello che avevamo disegnato noi, né per dimensioni, che sono palesemente difformi, né per cubatura, né per altezze assurde, quello realizzato in quel momento, mentre il nostro era un semplicissimo elemento che aveva tutto la logica di rispondere in maniera adeguata, senza ultime pensioni, rispetto a quello che era la quota di difesa. Ecco, questa è una cosa, scusate l'accaloramento, ma è una cosa che tengo a sottolineare, perché su questo argomento deve essere fatta chiarezza. Io ho sentito dire il muro c'era già, il muro era già fatto, era solamente, c'erano difficoltà piccole, non difficoltà, sono lontane. Sul sedile, perché non è sullo stesso sedile, sulla forma, sulle dimensioni, sulla copertura. Ecco, queste premesse per dire che quando poi noi siamo stati esautorati nel dicembre del 2004 dalla direzione dei lavori, dopo che avevamo operato con decisione concorde con l'amministrazione comunale per eliminare quello di cui ho parlato prima, nella prospettiva comune di reperire successivamente i finanziamenti necessari e prima dell'appalto poter ridare un'unità a tutto il progetto, purtroppo l'amministrazione, con provvedimento unilaterale, nel dicembre del 2000,